Cari amici di Twitch, buonasera ragazzi, indugiamo poco, sappiamo già per quale motivo siamo qua. Allora, attiviamo il nostro fantastico pad, sto morendo di caldo, non so come mai. E ragazzi, questa volta proprio esattamente come dice la live, io voglio fare un piccolo progresso. Piccolo progresso, ragazzi, non voglio fare... voglio superare il cacchio di cancello, va bene? Quindi questo implica di dover ammazzare il mostro, quel cacchio gigante, dover sopravvivere alle frecce dei quattro arcieri. Proviamoci, ragazzi. Proviamoci. Tra l'altro io continuo a fare l'errore di non... intanto di non far funzionare nulla, ma l'errore di... intanto continuo a fare l'errore di non guardare minimamente nessun video su YouTube che potrebbe aiutarmi in questa opera di capire cosa va fatto. Ma arrivano, insomma, cose arrivano informazioni discordanti, gente che è già al cavallo, gente che sta in ambienti completamente strani. Comunque, ragazzi, allora, io riprendo esattamente da dove... perché è proprio questo il gioco, cioè sentirsi proprio a disagio in questo ambiente ostile, completamente ostile. Cioè, mi rendete conto che situazione c'è sta? Ma io posso sapere che fa con sti quattro arcieri là in fondo e un gigante che mi vede arrivare? Cioè, non lo so io. Vai, ragazzi, allora, per curiosità, come stiamo messi a... allora, abbiamo... le anime non le vedo. Vabbè, niente. Le rune, va bene, pronti? Ragazzi, siamo pronti. Forza, fatevi sotto, per cortesia. Non ho tempo da perdere. Ok, il mostro là m'ha visto. Molto bene. Venga! Bravo, bravo, vieni di corso, vieni di corso. Bravo, bravo, così. Sì, bravo, bravo. Allora, è inutile pararsi che tanto gli sto dando le spalle, quindi è inutile pararsi. Ok, adesso. Oh, ragazzi, ragazzoni! Miei cari, come state, come state? Ci ritroviamo qua un'altra volta. Ecco. Allora, con calma, con calma, con calma. Allora, ho iniziato molto male, c'è da dirlo, però... cercherò di non morire, ragazzi, eh. Qualcuno si ricorda quanti morti? Dovrebbe essere 16, se non ricordo male. Allora, questo qui è nettamente alla mia portata. Dai, facciamoci chiaro. Vedi? Mi liscia, ce la posso fare, ragazzi. Ce la posso fare. Prendi questo, un pezzetto alla volta, lo ammazziamo. Cioè, finché non... ecco, la pedata è molto pericolosa, perché la fa molto rapidamente. No, cazzo. Allora, gli ho dato la lasciata in faccia. Quello non mi rompa il cazzo, per cortesia. Ok, come non ho fatto. Come state, ragazzi? È un Dark Souls, sì, è un simile Dark Souls questo qua. Allora, è Elden Ring. Qualcuno, ragazzi, dovrebbe guardare quanti morti stavo. Il veterano, tu ne sai, ti ricordi? Prima di continuare devo assolutamente vedere questa cosa, perché non voglio... allora, vediamo un attimo. Elden Twitch, andiamo a vedere subito live. È questo qui, Alexone. Allora, scusate un secondo, arrivo subito, eh. Ci siamo scaldati, contro il nemico. Non ho fatto una live perfetta, non avevo fatto, diciamo, scusatemi un secondo, non ho fatto una battaglia perfetta, ma è tanto per scaldarsi. Non è un problema. Calmi, calmi, calmi. Vediamo. Non vorrei dire cazzate. Vediamo, vediamo, vediamo. Scusate, eh. Forse 15, sì, pure secondo me. No, Alex, adesso no, non mi venire su Discord, perché tanto non ti posso dare retta, devo stare concentratissimo. Stasera direi di sì. Allora, scusatemi, eh. Quindi io qua avevo 1000 rune. Scusate un secondo, sto ancora vedendo quante morti. Avrei dovuto farlo prima, mi rendo conto. Dovrebbe essere... allora, come posso fare a vederlo rapidamente? Video canale, scusatemi, eh.
Vuoi fare la Baldoria? Ciao Scatuscione, come stiamo? Come stiamo? Vabbè, facciamo così, facciamo così. Allora, uno, mi segno quante morti sono arrivato. Hai giocato a Sea of Thieves? Facciamo una cosa, facciamo un count delle morti di questa partita e poi sei spaccato e poi li andiamo a sommare. Ultimo gioco di Valencia, vai. Stai al lavoro? Molto bene, si lavora sempre, si deve lavorare tutti i giorni. No, non è vero, mi sono rotto il cazzo da ora. Bene, ragazzi, concentrazione. Sì, assolutamente, ma devo avere la forza. Ieri sono riuscito a farlo cadere, Scatush, colpendolo alle spalle, ai piedi. State lavorando, ragazzi, ma siete degli staccanovisti, cioè. Mi ha colpito una freccia, mi ha colpito una freccia, ma per fortuna... Ho una fantastica maglia di ma... Una benissima cotta di maglia, come si dice. Oddio, oddio! State calmi, state calmi. Allora, ricominciamo. Esatto, il tendine, Colpiscimi, vieni. Vieni, vieni. Bravo, bravissimo. Cazzarola. Si calmi! Si calmi! No! Hai preso la pozza quando non te l'ho chiesto. Cioè, non è che vada male, eh? Aver preso una pozza, per carità. Quindi voi dite che io con un po' di agilità in più potrei tentare di... Prendi questo intanto. Potrei tentare di azzopparlo. Ho come l'impressione che non me lo fa fare se lui sta già facendo un'animazione di qualche altro arto danneggiato, tipo la faccia, qualcosa del genere. Che non è un arto, ma vabbè, ci siamo capiti. Un'altra parte del corpo danneggiata. No! Allora, quando fa quella cosa là, devo puntare a farlo sbattere contro il muro. Allora, vai. Ah, ma non ho recuperato il corpo. C'è una bella cosa, se ne andiamo. Ma come l'ha colpito, ragazzi? Allora, questo è il primo della serie open world. Assolutamente sì, è questo, esattamente. È un Dark Souls, cioè un Souls-like open world. Assolutamente. PS4 costa 70 euro, non sto scherzando. No, però il mondo il gioco più vasto di aree di libertà. Sì, assolutamente sì. Ciao Giovanni, ciao ragazzi, come state tutti quanti? Piacere vedervi. Sono molto contento di sentirvi e di vedervi. E di vedere che siamo ancora tutti qua e stiamo bene, ragazzi. Di questi tempi, non si sa mai. Allora, vai. Quindi due morti. Qualcuno schiva due morti, per favore. Due morti. Mo si è imparato a fare sta cosa, a farlo, a far l'urlo, incredibile ragazzi. Poi almeno non facesse danno l'urlo. Fino a mo non l'ha mai fatto l'urlo ragazzi, cioè incredibile. Due morti, bene. Che ricordiamo essere prima che mi fate subito l'obiezione. Siccome non mi ricordo quanti morti ho fatto ieri, è sostanzialmente un counter... relativo alla giornata, alla serata. E poi alla somma, perché non mi ricordo. Dovrebbe essere arrivato a 15 o 16 morti ieri, qualcosa del genere. Quindi. Allora. Viacce, viacce. Dammi pure un pugno. Bene. No, però non mi devi colpire col pugno. Prendi questo intanto. Ok. Mo si è imparato a fa sturlo, fino a mo non l'ha mai fatto. Allora, un po' di... Oh! Per l'amor del cielo!
Cazzeruola, alzati. Maledizione. La lentezza, amici miei. Mi stanno a sparare con gli archi. Ok, basta ragazzi, lo vedo il duennone. Ma davvero il duennone? Si è rotto tutto. Tanto grazie il duennone. Tre morti, bravo Alex. Allora, se aspettare le lettere per andare in trincea, non fare scatuscione. Allora. Erdwin, tanto grazie. E devo rivedere un po' di impostazioni. Tra l'altro ancora non ho aggiornato il video di febbraio. Cari amici. Sì, assolutamente, è cambiato totalmente. Scusa! Dai, piace. Piace. Ma perché c'ha un punto Perché c'ha un punto luminoso sulla gamba? Ah, sei accecato, sei infastidito. Minchia. No, il frame rate no, il cavolo di frame rate no. Rialzate, per l'amor del cielo. Vai, riesce. Buone 64 rune, mo sì che abbiamo risolto. Riesce qua, sbatti al muro. Bravo, così. Allora, devo dire che mi sembra prendo meno danno effettivamente questa armatura. Cioè, il risultato si vede, cioè si percepisce il miglioramento. Il che è una buona notizia, direi, perché data la severità del gioco non era manco scontato, ma ha fatto un male cane, ragazzi. Non mi pare il caso di morire proprio adesso, io direi curati. Ale, non hai più pozze. Vai, esce. No, guarda sto stronzo di merda. Muori. Allora. No, non ci credo, raga, ma vengo ammazzato da uno stronzo di merda. Quindi 4 morti? Il punto lo sto mirando, quindi, cioè, ma evolendo, non credo, perché sono melee contro un gigante, quindi non so se posso mirare altrove eventualmente. Alex, non ho sta prontezza di usare lo scudo. Per l'amor del cielo, parati. Ragazzi, non ho la... Comunque... non è neanche semplicissimo. Poi la lancia è praticamente insidiosa, credo, da parare, perché oddio. No, cioè, la verità è che sono stato un coglione. Quella è la situazione, cioè. E mi colpisce a distanza. Non l'ha mai fatto, ma mi colpisce a distanza. La verità, sapete qual è? È che volevo... Qualcuno scrive quarta morte, insomma. Non dovrebbe essere la quarta morte. L'ho sconfitto troppo facilmente. Volevo riprovarci. È questa la verità. È andata malissimo. C'è sempre una spadata di troppo.
Riesce? E vaffanculo. Quanto cazzo è brutto sto coso. Intanto 5 morti. È brutto ma mai brutto quanto me. Io sono più brutto di lui. Infatti adesso glielo faccio pagare. Comunque vabbè, se venisse subito. Cioè senza ogni volta devo aggrarlo. Piammi le stecche, le frecce, cioè. Porca troia, oh. Dai, forza. Tanto abbiamo capito, forza. Dai, ci mettiamo. Dai, yes. E no, che palle, oh, e dai. Oh. Ciao, Guallone. Amici. Un'arma più veloce non ho. Allora, ragazzi, qualcuno sa mi dia questa informazione se ce l'ha. Praticamente io ho trovato delle armi e una potenzialmente più veloce, ma non ho abbastanza destrezza. Allora, che succede? Che faccio pochissimo danno con armi anche più veloci. Mi chiedo se posso livellare in qualche modo e aumentare la statistica della destrezza con la quale potrei usare meglio quell'arma, no? Come faccio a livellare? Se si può livellare. Adesso tra poco leggo se qualcuno ha questa informazione. Vi leggerò tra brevissimo, eh? Un altro lavoro ben svolto. Sì, wow. Wow, sì, è proprio lui. Azzoppalo per l'amor del cielo. Beh, bello è bello questo mostro, eh. E rimani fermo, no. Allora, quindi. Con le anime si può livellare, sconfiggi i nemici e segni punti abilità che ti dà destrezza. In teoria funziona così, per ogni livello ti dà punti abilità, ma quindi livella automaticamente? Ci sono due condizioni quando inserisce potenziamento, le armi, rinforzi ed evoluzione. Però alla barba, sì. Ok ragazzi, queste cose vedo che siete Caboia, allora, 5 morti, quindi 6 morti siamo? 6 morti. Ok, ma quindi come si fa tecnicamente questa cosa? Cioè, io ipotizzando che raccolgo delle rune in giro ammazzando un po' dei nemici. Dopodiché dovrò, ci sarà una schermata, suppongo, che non ho capito. Di stato, dove posso livellare. Dai, su.
No, no, ragazzi, mi sono distratto come un coglione. Vaffan... Sì, vabbè, poi... Ma vaffanculo, va... C'ha una freccia in testa. Allora... Allora... Questi potenziamenti possono essere attuati da ogni fabbro. Al falò si possono attrezzi da fabbro per armi. A seconda del tipo dello stato dell'arma che si sta potenziando verrà determinato il numero di anime a cui avrete bisogno. Anche il tipo di quantità di titaniti richieste. Prima ho agganciato l'addome. Proviamoci. Allora. Recuperato. Hai recuperato. E non mi fa vedere energia. Parla con Melina. Chi è Melina? Per l'amore del cielo. C'era una Melina da qualche parte? Quella al camp? Non vedo Meline. Allora, troppo lontano. Cazzeruola. Riesce? Bravo. Riesce di nuovo. Ma che mossa era quella lì? Ma che mossa era? E si è incastrato. Scusate. Allora. Esatto, devo liberare il personaggio. Si gioca quello, serve potenziare armi. Io ho potenziato l'ascia di un livello. Mi sta scamuffando. Quanti morti, quindi? Scusate. Forse lei che ti fa livellare... 7 morti. 7. Vai. Allora, ragazzi. Ero più bravo prima. 7 morti in 15 minuti. Proprio così, veterano. Perché la sto proprio, capito? Mi ci sto proprio mettendo a morire proprio così. Vai. Dai, mi devo concentrare su. Non mi concentro, ragazzi. Venga. Dai, mi hai visto, venga giù. Sapete qual è il fatto? Io non so neanche se sto facendo la cosa giusta. Cioè, se è giusto che mi stia incavonendo contro questo nemico, se devo andare qua. Io questo non lo so. Non so cosa sto a... Che scarso velcro, assolutamente sì, quallone. Ma ribadisco che sto morendo molto meno qua che su tanti giochi dove muoio, giochi dove non è il core business, non è morire come questo, ma dove muoio più, tipo Assassin's Creed muoio molto più spesso, cioè per dire.
Sì, sì, tira fuori la spada di fuoco. Tira fuori la spada di fuoco, forza, forza. Amico mio, l'ho visto morire in Terraria, esatto. Esattamente, esattamente. Quanto siete puntuali a ricordarmi le mie nefandezze, cari amici. Così ve voglio, così ve voglio. Allora, quindi 8? 8, vai. Bravo il veterano, ricordami. Ma sarà qua che devo andare, secondo voi? Oppure era previsto che io cercassi un po' di più il territorio, cioè esplorassi un po' più il territorio prima di venire qua. Cioè, il segnalino mi porta qua. Dai, su. Ma cosa ho appena parato? Una freccia? Guarda, guarda le frecce alla schiena. Dai, su. Porca troia! Amici! Cerca di scappare via. No, secondo me no, ragazzi. Secondo me no, perché vedo che è più vulnerabile quando, gli sto molto tra i piedi. Cioè, in realtà la schivata è, secondo me la risolvo con la schivata, capito? Perché il problema qual è? È che se io scappo, in teoria lui mi dà tempo di scappare, eh? Ma se scappo poi non lo colpisco mai più. Il problema è sia evitare i suoi colpi, sia darglieli, capite? Quindi forse l'obiettivo, forse la cosa che devo puntare a fare è rimanergli tanto tra i piedi e sperare di colpirlo, insomma. Sperare che lui non mi colpisca mai e che io lo colpisca. Ecco, poi è molta coordinazione.
Spia pure sto cazzo, visto che ci stai. Mortacci, quella lì non me l'aspettavo. Allora, prova a farlo incastrare. Potrei. No, ma che PC potente? No. Terraria no, è veramente semplice, è veramente. Guallone, ma vieni a giocare tu, scusami, invece di fare il spiritoso. Comprati 60 euro di Elden Ring e abbi il coraggio di fare un gioco che non sia tutto un pixelloni, cose. Vieni a fare un gioco serio, Guallone. Vai. Vieni qua e fai l'uomo. Guallone. Ti dispiace un sacco? Ma di che cosa? Il veterano, non fare, non ti dispiacere. Veterano! Che poi è veterano, ma ormai. No! Ha già sbagliato i calcoli. Guallone, mi sta a portare sfortuna, cari amici, mi sta portando sfortuna Guallone, ve lo dico proprio, ci sarà un, cioè io quello che temo è che alla fine di questo passaggio, questo progresso, cioè mettiamo caso io riesca a superarlo, il progresso non me lo salverà. Guallone Gulflo, sì, assolutamente. Non me lo salverà il progresso, secondo me. Cioè, se ritorno qua, mi ritrovo sto stronzo che mi riattacca un'altra volta, di merda. Forza. E vabbè, pure le urla. Cioè, dai, viecce, su. Già so, parto con me da vita. Cazzo, in anticipo. Alzate su. Che lentezza, mamma mia, oh. Gufone! Perché non va a prendere tra di voi? Non vi combattete tra di voi? Cioè, non penso che a questi schifi, a questi soldati gli piaccia quel coso lì. Cioè, perché non provano ad attaccarlo? Facessero qualcosa! Sì, vabbè, il cavaliere poi. Che si fa, ragazzi? Che si fa?
Ditemi voi, maestri. Secondo me c'è speranza di prenderlo alle spalle. Di prenderlo di sorpresa. Sì, guarda questo. Ci deve essere un pattern, cari amici. Ci deve essere un pattern. Cioè, io voglio voglio superare sto mostro. Prima ci sono riuscito. Con la tigna ci riusciamo, ragazzi, eh? Ma se io potessi salire là sopra. No, no, vabbè, però, no, però non è schivabile quella cosa lì, non è schivabile. Ma che modo è? Queste quelle frecce, quello con... Dai. Attraverso il muro. Per l'amor del cielo. Guarda il sangue che schizza. Cioè sono mortificato, capite? Cioè sono mortificato. Affanculo. Manco me fa. Manco me fa. Affanculo, va. Mi dà il tempo di curarmi. Basta, mo silenzio, eh. Non parlo più. Parlo più per il resto della live, ragazzi. Fino a che non lo supero.
Allora, adesso io farò questo. Andrò a cercare il modo di trovare, sai, una di quelle sfere là che mi danno energia, mi danno vita, mi riempiono le ampolle. E non è escluso che facendo così, quindi allontanandomi, non rispawni però. Perché se una cosa ho capito è che sicuramente respawna nel caso in cui io mi teletrasporti in un altro camp, anche senza riposare. Sento rumore? Sento rumore del... della sfera, delle puzze... Eccola! Eccola, eccola, eccola! Ok, ma ha riempito le puzze. Ok, questa è una buona notizia. Adesso... sperando che non sia respawnato. Perché se è respawnato, raga, cioè, veramente... Cioè, che vogliamo fare? Mi vuoi continuare a sparare tutta la vita? Cioè, vorrai venirmi a cercare a un certo punto? Non mi vedi più nella visuale, non viene più, mi vieni incontro. Cioè, come fanno tutti gli altri giochi del genere, no? Mi vieni incontro. Bravo. Ah sì? Quante rune servono, Wallo, ti ricordi? Cioè, l'hai letto? Quanti cacchio sono? Ma che cacchio? Ma chi è quello là, mo? Ma quello è nuovo. Chi cazzo è quello lì? È proprio un gioco che ci va male. È un gioco che ci va male. Chi è sto contadino, mo? Sgranchirsi, sì, Alexone ci vuole, ci vuole. Ragazzi, ma perché c'ho molto vigore? Cos'è quel quadrato rosso, secondo voi? Bravo, bravo, vieni, vieni. Vi state avvicinando, vieni, vieni. Riesci, riesci. Non mi prendi, inutile che mi spari. Ti devi avvicinare, devi venire a affrontarmi corpo a corpo, capisci? È elementare, capito? Cioè... bravo, tira. Bravo, così. Venite qua! Venite qua!
È come se mi vede. Yeah, mi vedi, vieni. Venite tutte e due, va bene. Tutte e due, va benissimo. Cioè, mi fate un culo come una capanna, come un secchio. No, ma raga, ma mo sono di nuovo qua. Ma sono di nuovo quattro. Perché mi hai colpito a vicenda? Dai, per l'amor del cielo, su! Cioè, sono sicuro che sto pezzo non va fatto così, sono sicurissimo, capite? Cioè, non è che va fatto... Un altro lavoro ben svolto. Sì, proprio così, Erdwin, un altro lavoro ben svolto. Aiuto! Io sono convinto che non va fatto così sto pezzo. Cioè, perché mi ci sono trovato in questa situazione? Tra l'altro faccio pure fatica a identificarli, identificare la loro posizione. Ma scusate, domanda. Li ha risvegliati. No, raga, ma non si può fare sto pezzo. Cioè, ma io pensavo che... Cioè, il gigante a sto punto diventa... Non lo so. Dai, adesso vi ho triggerati, venitemi incontro, forza. Wallone! Scusa! Scusa! Non è colpa nostra! È colpa della polizia! Scusa! Vi state veramente... Nel frattempo è cambiato! Guallo maiale! È diventato un maiale! Un po' un maiale, Guallo, di la verità. Sei diventato un po' un maiale. Runa aurea? Cioè, è senza dubbio il gioco più stealth che abbia mai fatto. C'è altro che Metal Gear. Fatto tipo la mi ha fatto un'ampolla, mi ha dato un'ampolla, questa è una bella notizia, ce la prendiamo subito l'ampolla.
Bella, bella notizia, cari miei. Allora, quello lì è quello che c'ha la vuvuzela, se non ricordo male. Quello che dà l'allarme agli altri. Adesso, la conformazione qua del territorio impedisce grosse possibilità di stealth, francamente. Vai a liberare il fuoco, ma Guallo, io temo una cosa, francamente, che se vado al fuoco e mi riposo, cioè proprio fatto in modo, fatto apposta che ritornano i nemici, respawnano i nemici, capito? È proprio fatto così. Quindi non è... Cioè, per liberare il fuoco devo arrivare al prossimo fuoco, non posso tornare al camp vecchio, capito? Che cazzo stanno facendo questi due? Ma che cosa? Bravo, bravo. Tutte e due, giratevi le spalle, tutte e due, forza. Ok. Come solito, raga. Schieneri da soldato di Godric. Ma lo vediamo subito. Ci riposiamo un attimo. Carucci pettinati, equipaggiamento. Questi già ce l'avevo. Attenzione, meglio in tutto. Vai, ci piace, cari amici. Ale, vai. Datemi un fuoco, dammi un camp, per favore, come dice Guallone. Come dice il buon Guallo. Ma si può vivere con st'ansia? Cioè, cammino in mezzo ai cespugli. È veramente un mondo terribile. C'è un albero lì, c'è un alberello. C'è un alberello, cari amici. Ma non mi fido, non mi fido assolutamente. Seme d'oro, non so cosa sia, non so cosa serva. Evviva albero, cosa? Ti trovi davanti a un boss cazzuto, tu dici, il veterano. Non mi devi, maledizione, spoilerare... Quindi, ok, quindi ci sarà un fuoco qui dove posso salvare, giusto, cari? Cioè, mica... Se no io rimango qua a ammazzare pecore, ve lo dico, eh? Allora, quindi là vedo che c'è una cinta, una muraglia, vedete ragazzi? Io probabilmente devo arrivare a quella muraglia, infatti vedi il camp mi dice andare su di qua. E io invece col cazzo, qua che è, per esempio... Caverna di Lausignan. Tra l'altro non mi sto a fare nessuna caverna, non sto facendo niente. Ci sono un sacco di dungeon che potrei fare. Non che ne abbia trovati chissà quanto, per carità. Quanti? Trancio di carne, ma me lo posso anche per dire cucinare, mangiare, cose del genere. Oddio, ma là ci sta un corpo, ragazzi. Ci sono dei corpi qua. Dei corpi tipo... Cioè, non vorrei che si... Ragazzi. Questi spero che siano proprio dei corpi e non si rianimino, eh. Cos'è sto schifo qua? Cioè, che cosa... Non mi aspettavo gigante? Che cacchio vuol dire? Non ti rianimare, per l'amor del cielo, non ti animare, eh? Solito carico di frame rate. Ok. Datemi un falò. Datemi un fottuto falò. Comunque ragazzi, c'è da dire che sto gioco c'ha un'ambientazione paurosa proprio. Bello, ti dà proprio una sensazione di immersività
Anzi, vedrò pure di più. Là davanti vedo una cosa. Allora, volevo mettere un po' più di musica. E dove sarà mai? Comandi, mesh, ecco qua. Misurazione sangue, sì, regola, lumino, no, volume generale, aumentiamo un pochino. Ok, tutto a 7, vai. Datemi un falò per l'amor del cielo. Del cielo. Guarda, oggetto prezioso. Astrolabo di pietra. Questo qui è l'astrolabo. Raccoglie oggetto. Schegge di luce stellare. Ma con tutta questa roba cosa ci si farà mai? Cosa ci si farà mai, ragazzi? Ci si farà mai. Guardate che bello. Questi, vedi che qua c'è sta gente che ci va col cavallo, io no? E io non ho ancora trovato il cavallo? Vedete, amici? Qua c'è un teschio con cui si può giocare a calcio. Va bene. Guarda che bella natura qua. Là c'è un cinghiale. Io lo dico, non vado avanti, finché non mi danno un falò. Oddio, che sono quelle meduse lì? Ragazzi, sono delle meduse. No, no, ma che scherzi, ma stanno bene là le meduse. Guardate che bello, raga, ma non vi trovate? Cioè, non vi sembra terribilmente immersivo tutta sta faccenda? Guardate che bello. Io la trovo splendida proprio. Tutto ciò andrà rovinandosi se non dovessi trovare un falò, perché sappiamo cosa succede. Che sicuramente quel nemico mi rispawna. Fate qualcosa. Ti piace il vete? Il vete? Ti piace? C'è un gufo. Scusa. Scusa. Uovo dormiente. Perché aveva un uovo? Cioè, da dove io l'ho preso? Cioè, perché aveva del loot un gufo? Da dove io l'ho preso l'uovo? Se proprio devo attraversare sta muraglia, la attraverso lateralmente. Ah no, non sto ancora attraversando la muraglia, bene. Attenzione, vedo qualcosa lì. Vedo del movimento sbrilluccicoso. Guardate che bello, guardate che bello. Questo ha tutta l'area destra un falò. E questo qui è un falò, cari amici. Questo qui è un falò. Questo con chi stava combattendo, di grazia? Con chi stava morendo? Allora, intanto prendiamo qua. Chiave della spada di pietra. Aspetta. Dov'era questa qui? È molto lontana. Cioè, ho capito, ragazzi. Devo tornare indietro tipo di tanto. So dove usare questa spada di pietra qua. Allora, intanto salviamo il falò. Perché non vorrei che arriva un mostro improvvisamente, come è già successo. Vai. Le mie preghiere sono state... Ragazzi, sono andato avanti. Guallone, come sono andato? Vedi, io adesso non ti dico... Ah, hai visto Guallone contro i tuoi pronostici? Io ancora, Guallone, ti considero un alleato nelle mie partite. E quindi ti dico... Guallone, hai visto? Come sono andato? Livella ora, bravo. Adesso livello. Allora. Livella ora, vediamo. Allora. Aspetta un secondo, Guallo. Voglio un attimo vedere questo qua che c'ha. Questo qua immagino che sia...
in estate, tutti i mormoni che per me hanno attraversato il mare e combattuto. Sì, ma non è che mi dai una mano di qualche tipo? Mi dai qualche arma? Oppure combatti vicino a me? No, come bracciare le cose? Applicate al ragno, strappate e applicate al ragno. Ah, ho capito quale ragno, quello della cripta appena abbiamo iniziato. Diventi una crisalide. Ma che brutta storia, amici. Sì, sì. Bello, ironicissimo. Ah, quindi ho rimediato la seduta laterale? No, sono da solo come un cane. Sì. Sì. Sì, vedo l'ora di diventare tutto un ragno, sì, sì. Sì, sì, sì. Bacco. Ma te che ne sai, scusa, non mi pare che sei mutilata. Chi è quello lì? Sì, dammi qualunque cosa. Cenere di medusa spiritea. Amici. Ma che favorirmi? Un buce culo che arriva qua. Dammi anche qualcosa. Una campana spiritica ti permetterà di evocare spiriti dalle ceneri. In genere l'evocazione consuma PA. Puoi evocare un solo tipo di spirito alla volta. Ma che sono amici. Non è possibile evocare spiriti di multigiocatore. In multigiocatore. Ok, quindi veramente ho... Sì. Sì. Ma che c'hai? Ma perché stai male? Che c'hai? Scusa, non ho capito. Allora, quindi praticamente adesso ho rimediato sta medusa che posso usare in combattimento. Non penso mi aiuti chissà quanto, vi dico la verità. Vabbè, allora, livelliamo, come dice il buon Guanrlo, perché io francamente vorrei equipaggiamento, vediamo un po'. Io di base io ho trovato delle armi, tipo questa qua. Dovrei capire che cosa vuol dire questa cosa, eh? Cioè, che vuol dire, per esempio, potenza attacco fisico 130 più 17, questo fa 136. Ah, ok, ok. Allora, fermi tutti. Quindi, per esempio, sta spada dritta del vassallo. Ah. Allora. Il discorso è questa spada qua. Questa spada qui è rapida, ma è una spada a una mano, ok? È una spada a una mano. Per maneggiarla dovrei avere destrezza 10. Dovrei avere destrezza 10. E fa 136, ma non avendo io la possibilità di utilizzarla. Anzi, la spada questa qua fa 115. Ma se io non potendo utilizzarla ho poca destrezza, non ho abbastanza destrezza, quindi farei 115 meno 46 sostanzialmente, no? Quindi faccio poco danno. Di base faccio 15 meno dell'ascia che ho attualmente. Però tendenzialmente è una spada più veloce, giusto? E fa critico 110, quindi fa un po' più di danno di critico. Scusa, velocità, perdonatemi. Velocità. Cioè, ci sarà una possibilità, cioè, ma forse è il peso. Forse il fatto che è più leggera mi aiuta a brandirla più velocemente. Invece lo spadone è notevolmente più pesante e costo PA, però fa 136 di base, insomma. E quindi non è niente di che rispetto all'ascia. Cioè, quasi quasi. Comunque, vabbè, raga, io provo a livellare, dai. Provo a livellare. Vediamo. Allora, vediamo un po'. Riposa nel luogo di grazia. Vediamo, Gollone. Parla con Melina? È quello che diceva il buon Alexone. Vediamo, parla con Melina. Chi è questa signorina qui? Ah, quella. Qual è la tua offerta? Non so qual è l'offerta. Accetta. Quindi ci ho già parlato con questa? Un anello, cari amici.
Fischietto. Ah, eccolo il cavallo, cari amici, Sì, ci piace. Eccolo il cavallo. Torrente. È lei che mi fa livellare. Torrente mi ha scelto. Torrente. Sì, sì, per carità, non gli permetterei mai. Ok, nuovo livello. Mi forza le tue rune. Sì, sì, livellami, livellami. Tu, Guallone, sei un torrent. Nel menu nuovo livello puoi spendere le rune per incrementare i tuoi attributi. Ogni attributo migliorato ti garantisce un avanzamento di livello. Con l'innalzamento di livello aumenta anche la qualità di quantità di rune richiesta per migliorare gli attributi. Grazie al cazzo. Allora, per esempio, volessi fare così, Livello 7. Ok, chiaro, chiarissimo. Allora, livello, cioè, aumento soltanto un livello. Perché voglio arrivare soltanto a destrezza 10, va bene? Perché volessi, rune in possesso, ok. Facciamo tanto un livello. Proviamo. Sì, beh, 775 rune mi sembra abbastanza. Scusate un attimo, aspettate un attimo. Voglio vedere se, cioè, soltanto questo posso fare. Cioè, soltanto qui, cioè, io posso soltanto aumentare i punti attributo, non posso fare nient'altro, giusto? Pure tempra alza ti aumenta l'energia. Energia? Ma la vita, intendi dire? Eh sì. Potenza difesa. Aspetta, vediamo un attimo. Mente invece che cosa fa? Punti azione. Allora, bene, bravo, bravo. Quindi no, la vita. Allora, aspetta un secondo. Quindi la vita ne guadagno 23. Comunque non ce l'ho già. Mente aumenta i punti azione. Ma non. Energia per le schivate. Allora non credo che mi serva abbastanza. Perché io non ho un problema di... Cioè, non sono mai a corto di energia. Al massimo sono a corto di difesa. Invece la destrezza, soltanto l'utilizzo di armi. Intelligenza cosa fa? Intelligenza, potenza alla difesa? Ma come potenza alla difesa, l'intelligenza? Ma scusate, cioè perché la vitalità aumenta la difesa? La mente aumenta la difesa? La tempra aumenta la difesa? Carico massimo, forza aumenta la difesa? Però aumenta pure l'attacco, la forza. Intelligenza aumenta la difesa. Fede aumenta la difesa. Cioè non la sto a capire sta cosa. Arcano aumenta la difesa. Boh, cioè io sarei quasi tentato, se proprio devo fare, farei una destrezza. Vabbè, ho capito che sostanzialmente dopo una certa, cioè aumentando un certo numero di statistiche automaticamente aumento anche la quantità di potenza difesa sostanzialmente. Quindi io direi di aumentare uno. Quindi potrei aumentare uno di forza pure. Perché il vigore non mi interessa. La puntazione non mi interessa. I punti vita sì. I punti vita sì, francamente. Dai, allora facciamo punti vita. Facciamo vitalità e destrezza. Dai, facciamo così. Dai. Sì. Ok. È stato un piacere. Adesso, grazie signorina, non so lei chi sia, francamente. Si calmi, non è successo niente. Ok, memorizzo incantesimo, ancora niente, giusto? Non ho trovato incantesimi. Ampolle. Aggiungi carica all'ampolla? Un seme d'oro per il... Sì. Sì. Ok, benissimo. Quindi ho aggiunto un'ampolla, questo è ottimo. Distribuisci le cariche. Ah, attenzione. Questo menu permette di distribuire un numero di utilizzi di ampolle, tenendo uno di una. Vabbè. Puoi decidere quanto utilizzi di segnale ampolla delle lacrime cremisi che riviste nel PV. Beh, perfetto. Ragazzi, perfetto. 5-0. Cioè, io non sono mai a corto di energia, mai. Sì. Pad dell'Xbox. Confermo così, cioè, veramente.
distribuire così proprio, cioè, ma che proprio Dio che te la mandi, proprio chi te ce manda, anzi. Ok, adesso finalmente, ragazzi, ci stanno dei progressi. E quello ne sei senza un fischietto. Usa il fischietto per evocare e salire in sala al tuo destino fantasma. Se viene ucciso, puoi evocarlo di nuovo al costo di un'ampolla e lacrime cremesi. Ok. Prego, grazie, quellone. Allora, equipaggiare 6 oggetti nella tua borsa. 4 di questi oggetti possono essere usati senza accedere al menu principale. Hai capito, guanlone? Chiudi. Equipaggiamento. Amici. Allora, intanto, vediamo un attimo. Adesso potrei usare anche. Quindi, ok, col cazzo. Cioè, in realtà questa fa meno danni. Facciamo una prova. Allora, questa è la velocità dell'ascia di default. Va bene, quella che ho usato fino adesso. Invece, se io facessi di questo, la velocità non è eccessivamente di più, cioè non è particolarmente di più, però potrebbe farmi la differenza. Stasera mi aspetto da voi su Terraria di passare all'hard mod. Quello ci, con questa cosa ci parli con Guallone, perché io non so manco cos'è l'hard mod, Alexone. Allora, poi volevo mettere. Ah, ok, perfetto. Allora, qua come faccio a segnare delle cose? Assegna. Allora, assegniamci. Ah, ok, ricordo di grazia. Ok, questo lo mettiamo su questo, lo mettiamo. Lo assegniamo al cavallo di merda, vai. Questo qua, il più segnalatamente, ma non mi interessa, cioè, francamente, non so. Questo che è? Ok, niente. Creazione oggetti. Scusate, che se non sto progredendo, ma sto cercando di capire cosa posso fare. Ok, basta. Ancora è presso l'hard mode, ma noi siamo fortissimi, collone. Dovete solo fare la Queen B e prendere tutti il massimo di vita. Siamo fortissimi. Raga, proviamoci. Proviamo ad andare avanti, E che cazzo. Ma scusate, Ma allora cosa ho segnato? Ma, assegniamolo a questo. Assegniamo questo qua, vai. Doppio salto? Amici? Allora, proviamo a ammazzare quello lì. Ma può correre più di così sto cavallo di merda? Sì, può correre più di così. È diventato Zelda improvvisamente.
Beh, ragazzi. Ah, è vero, stasera ci abbiamo StarCraft. Alexone, ci abbiamo StarCraft. Ma il dungeon secondo me è utile solo in hard mode per lo scudo del paladino da farmi soldi. Allora. Ragazzi, è cambiato tutto il cavallo, eh. Io non so quanto ne potrò approfittare di sta cosa, ma. Cioè, ma è cambiato davvero tutto. Io devo andare di là. In pre-hard mode. Cioè, esiste addirittura la pre-hard mode. Ma di che state parlando, cari amici? Cari amici, qui. Allora, cerchiamo di salire e andare verso l'obiettivo, dai. Vedere cosa mi aspetta. Quindi devo salire là sopra, sostanzialmente. So che ci sta uno che mi rompe il culo, eh. Cioè, mi rendo conto di quello che sto andando incontro. Ma chi è sto drappello di gente qua? Alzati, porco il clero! Raga, devo dire che è cambiato molto la questione adesso, eh. Improvvisamente è cambiata molto. Improvvisamente con la spada è un altro discorso. Certo, mi è morto il cavallo, questo è un altro discorso ancora. E non mi ricordo. Aspetta, fammi vedere. E assegna chi usa. Come si fa a smontare dal cavallo? Per l'amor del cielo. Ma la Masamune dove la metti? Che cos'è la Masamune? Guanlone. Parlare sempre. Ma quello lì è un bachirozzo che si porta via la cacca. Una palletta di cacca. Presso luoghi di grazia usa le ceneri di guerra con un coltello da affilatura per conferire nuove abilità agli armamenti. Ogni armamento può avere una sola abilità. Eventuali abilità già presenti saranno rimosse. Le abilità disponibili variano in base al tipo di armamento. Alcuni armamenti speciali hanno un'abilità di fissare e non possono essere. Hanno abilità fisse e non possono ottenerne altre. Allora, usa un coltello di affilatura per essere. Ok, l'ha appena detto. Cioè, questa. Furia di colpi. Raga, ma qua ci sta. Qua ci sta della gente terribile. Vedo che state facendo lunghe riflessioni su Terraria. Raga, non mi ferma più nessuno ormai, eh. Ve lo dico proprio in amicizia. Cioè, superato quello, è cambiato tutto. Superato quel momento terribile. È cambiato tutto ormai, eh. Mi sembra tutto improvvisamente molto più fattibile. Per esempio, io questi qua li potrei camminare tutto lateralmente e prenderli di spalle uno a uno presso all'altro. Proviamoci, eh. Proviamoci che non mi vede nessuno. Non mi vede nessuno, forse perché pure è complice una notte. Mi hanno visto. Mi ha soltanto intravisto, invece. Ok, ci ha ripensato. Allora,
Quello no, noi siamo fortissimi, non serve che ci prepariamo, siamo già fortissimi. Voglio tornare indietro. Voglio tornare indietro da quelli. Quasi quasi a quell'accampamento lì. Adesso che sono più pronto per ammazzarli tutti. Forse la classe che ho scelto io non è abbastanza ostica da usare all'inizio. Proprio all'inizio, eh. Non è esattamente una classe accomodante per chi ha iniziato da poco. Ho questa impressione. Allora, ammazziamo un po' di gente qua che fa sempre bene. Allora, si progredisce, cari amici, eh. Che bello sto vento, quanto mi piace. Certo mi starò a morire di freddo, eh. Questo cos'è? Non dirmi che avrei potuto usare questo. Ma... Allora, andiamo avanti. Ai ai ai, un altro falò. Riposa nel luogo di grazia, vai. Bene. Scusa, vediamo un attimo quanti ho. Posso aumentare, salire di livello ancora, cari amici, eh? Cari amici. Allora, vediamo un attimo. Per esempio, forza. Adesso forza fisica, ok. E destrezza. Vediamo quali armi eventualmente potrei utilizzare. Cosa mi servirebbe per usare? No, c'ho già tutto, quindi niente. Allora, forza, destrezza, intelligenza, magia non mi interessa, fede, ok, arcano, niente, tutta sta roba qua non mi interessa. Vitalità, vitalità potrebbe essere una buona idea. Mente, niente. Tempra, carico massimo non me ne frega una mazza. Forza, forza aumenta tutto praticamente. Ok, pure vai, forza, assolutamente, vai. Vai. Ok. Allora, Stregone Roger. E che cosa mi comporta? Credo che quello lì sia un altro giocatore. Quindi cosa facciamo? Attenzione, la cutscene addirittura qua senza luce. Attenzione, questo qua dovrebbe essere il primo. Il primo dei nemici. Emboldened by the flame of ambition. Sì? Sono io. Questo che cacchio è un druido. Che schifezza è questa roba qua. Allora, mi sembra essere piuttosto in forma questo tizio, nonostante l'età evidentemente avanzata, ci avrà alcune centinaia di mila anni, penso. Sì, pensaci tu. Raga, qualcuno le morti se le ricorda? Margit l'implacabile, va bene.
Comunicami, Stregone Rogier! Stregone Rogier, faccia qualcosa! Ok, quante morti? Io capisco che sono fortissimo e non muoio più da ore, però insomma, qualcuno mi ricordi quante morti si sono, per cortesia? Eh? 13, voi dite? Ok, quindi 14. Gallone non dire. Ok, ci piace questo nemico, è interessante. Salve. Ma che codai, fa schifo fai. Io sarei quasi curioso di sapere se questo qui si può parare. Dubito, francamente. Asha è più forte, sì, ma non mi interessa. Gallone, smettila. Vediamo nel dubbio. Vediamo un attimo. È più lenta. Vediamo un attimo, 130 più. Certo che fa. Che è più veloce. Allora, Si para. Attenzione, si para. Si può parare. Non che io sappia parare, francamente. Cioè, non è che io sappia. Abbia questa cultura della parata, francamente. Ma questo è tutto un pattern da capire nuovo, ragazzi. Cioè, prima ho parato quello del. Quello là del. Del gigante ed era semplice, un pattern semplice, questo ho l'impressione che ci sarà abbastanza da combattere. Non gli faccio veramente un cazzo, cari amici. Non gli faccio davvero un cazzo. Proviamo l'ascia, sì. Anche se, insomma, non è che
pochi punti in più mi fanno la differenza, insomma. Allora a questo punto puoi provare pure lo spadone. Proviamo lo spadone, va. Si calmi. Allora vai. Spadone. Spadone e scudo, c'è sta tutto. Vai, evocare alleato. Vai, evochiamo alleato. Andiamo. Non capisco se è un altro giocatore o no. Stregone Rogier! Roger si metta in salvo! Ti è piaciuta? Ah, ecco, ho capito. Salvi! Ok, va evocato sempre Stegun Ero Gierl. Ok, che ore sono? Andiamo. 13. Diciamo che ci proviamo per un altro quarto d'ora e via via. E poi si va tutti a mangiare. Ok, la spada mi piace comunque. Vai. Mi piace, è un nemico degno questo qua. No, quelli giganti di merda. Il tuo pure è pregevole. Resista, Stregone Roger, resista perché così hanno scelto.
Bello, bello, mi sta a piacere, mi sta a piacere. Già a mangiare mia madre non ha messo nemmeno a cucinare. Infatti io, caro Alexone, mi sono cucinato prima. Mi piace sto boss, è divertente. Molto divertente, ragazzi. È un giocone, ve lo posso dire. È veramente un giocone. Io vi consiglio a tutti di giocare e di smadonnare come sto facendo io. È molto figo. Dà una bellissima sensazione. Certo, il veterano sempre, non ti preoccupare. Grazie, grazie che me lo ricordi. Il ve. Grazie che vedi su di me. Che... Vai. Non so come fare il backstab, francamente. Cioè, certe volte, avete visto prima, sono riuscito a prenderlo bene alle spalle e l'ho praticamente trafitto. Gli toglie un sacco. Oltre a stunnarlo, gli toglie un sacco di energie, di vita. Non so come faccia quella cosa lì, francamente. Mannaggia quel porco. Il megalodonte che manco esiste più. Se lo sono proprio che inventato. Bello sto lupo, regà. Sta faccia del lupo, bellissima. Voglio essere lui da grande, amici. Voglio essere proprio sto lupo qua. Vorrei pure uno scudo migliore, se non è troppo... Vai. Se non è troppo di disturbo, vorrei avere uno scudo migliore. Che classe sarebbe lo stregone di preciso? Ti ho backstabbato, eh? Sì, sì, via il martello, via... Minchia! Mai avrei pensato che mi poteva colpire con qua, schifezza davvero. Che è tanto tutto fumo, niente arrosto, francamente, quel martello. Bello, 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 mi piace, mi piace.
Beh, il Kraken evidentemente esiste, cioè proprio una creatura che esiste davvero, il Kraken. Il megalodonte, tutto sommato, è estinto. Il Kraken sappiamo benissimo che esiste, insomma, no? Insieme a Cthulhu, insieme a tutte quelle gente là. Sto sbagliando tutte le mosse. Ciao, veterano, a dopo, grazie. Allora, diciamo questo, che non so se è una buona tattica quella del facciamo l'ultimo tentativo. Quello di lasciarlo sfogare, colpirlo di tanto in tanto. Soltanto non so se può essere una buona tattica. A occhio e croce no, comunque. Però questo alleato che mi porto appresso sicuramente ha il suo bel vantaggio. Adesso il problema è farlo durare il più lungo possibile l'alleato. Cioè lui deve prendersi le botte, ma io devo colpirlo duramente nel frattempo che lui si vede le botte, perché altrimenti muore subito, insomma. Cioè lo devo, deve esserci un buon bilanciamento sulle botte che prendo io e le botte che prende lui. Ce la faccio a fare l'ultima? Sì, posso morire anche
Oh, ma non ho contato prima, però mi sa 23, 24, vai. Non so come massimizzare l'aiuto di Stregone Roger qua. Quindi sicuramente devo stare lontano anche dal bordo. È una condizione da tenere, da cui fare attenzione, insomma. Ultima, vai. Ultimo tentativo, dopodiché lasciamo alla memoria muscolare il compito di registrare le cose apprese da questo mostro, così la prossima volta, domani quando sarà, lo riaffronteremo con rinnovato. Sai che facciamo? Voglio provare un attimo a usare la spada più leggera. Proviamo un attimo, Proviamoci. Tacci tua, chiunque tu sia stato.
Allora, mortacci tuo pallone, mortacci, però bello, raga, bello, ve giuro, è proprio bello. Ve giuro, raga, io mi fermo qua, perché le 8:30 vado a cenare, così poi siamo pronti per StarCraft o quel che sarà. E, ragazzi, è proprio bello, cioè, ve lo dico proprio, io sono commosso dalla bellezza di questo titolo. Quindi niente, quindi morti da sommare 27, vai. Quindi ragazzi, io vi auguro una buona Guallone, l'immortacci tua, Guallone! Guallone! Ma stiamo scherzando! Quando faccio Phasma, non lo so, Giova, volendo, pure più tardi possiamo fare una capatina con Guallone, possiamo farcela su... Guallone, se non immortacci tua... Possiamo farcela su Phasma, vediamo. Intanto, buon appetito, ma un attimo a riprendere una bella secchiata d'acqua in faccia da questa cattiveria che mi ha fatto Guallone. Vi auguro a dopo, ragazzi. Mi fa provare un gioco gratis, ma io voglio tutti i giochi a pagamento, Alexone. Comunque dai, ne parliamo tra poco, ne parliamo dopo. Ciao ragazzi, a dopo, buon appetito a tutti. Buon appetito, eh. Ciao.